Onestà intellettuale significa andare a vedere onestamente se la controparte, che afferma qualcosa magari di diverso da quello che affermiamo noi, sta dicendo cose infondate oppure c'è veramente qualcosa che invece ha valore di essere preso in considerazione. Onestà intellettuale significa essere accorti che qualsiasi persona, anche noi, possiamo cascare nella cosiddetta dissonanza cognitiva. Onestà intellettuale quindi non è aggredire chi non la pensa come noi, non è inveire contro coloro che non si uniformano alla nostra verità. Non è calpestare i diritti di chi non obbedisce alla nostra verità. Mai, non può essere mai questo. Ma è una parola che si chiama assertività, cioè confronto pacifico e costruttivo delle posizioni diverse da mettere su un tavolo e confrontare per avere una sintesi, per avere un risultato di verità, perché la verità comunque è sempre una e coincide con la realtà. Una verità che non coincide con la realtà non è una verità, è un obbligo, è un'imposizione, è un'autorità, anzi meglio, è un'autoritarietà, è un autoritarismo, ecco, non mi veniva il termine, è un autoritarismo. E noi non abbiamo bisogno di autoritarismi e non abbiamo bisogno nemmeno di menzogne finalizzate a difendere queste verità autoritarie.